Deve aver viaggiato molto, davvero, quell'uomo. Devono aver fatto davvero tanto e tanto cammino quelle scarpe. Sono due povere scarpacce enormi, sformate, scalcagnate, con gli elastici ai due lati, slabbrati, crepati. Chissà quanta fatica, quali stenti, quanta stanchezza, per quante vie. Quasi quasi la vecchia signora ha la tentazione di picchiar con le nocchie delle dita a quell'uscio. Torna a ritirarsi in camera. I figli tardano a rientrare in albergo. La smania le cresce di punto in punto. Chissà se sono andati, come le hanno promesso, a guardare il mare. Si è tranquillo. Ma già, come si può vedere da terra se il mare è tranquillo? Il mare lontano, il mare che non finisce mai. L'oceano. Le diranno che è tranquillo? Come credere a loro? Lui solo, il signore della stanza accanto, potrebbe dirle la verità. Tende l'orecchio, appoggia l'orecchio alla parete. Se le riesce ad avvertire di là qualche rumore, niente. Silenzio.